pagine ufficiali dedicate ai grandi personaggi, se ne apro una, ci sono tutti i grandi personaggi su Facebook, da Giuseppe Garibaldi, Mazzini, Vittorio Emanuele, con un mix di antico e di moderno, potremmo dire. Comunque, tutti i personaggi della storia d'Italia hanno una propria pagina. Mussolini ne ha tantissime, come potete immaginare. Ecco, e qui c'è un'altra riflessione che faccio. Privilegiare un social network come Facebook rispetto a Twitter per parlare di storia, piace a 18.000 erotti, questa, e per parlare di storia significa favorire però una comunicazione che non si fonda sullo scambio di informazioni o conoscenze, ma gioca sul meccanismo di identificazione e opposizione a un personaggio o a un evento o a un periodo storico. Quindi il dibattito che ne scaturisce è inevitabilmente tutto politico, diremmo, e non storiografico. Quindi in questo caso la lettura della storia è qualcosa